Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e questo è il settimo episodio di Shadow of the Colossus. Vediamo subito la statua del colosso passato distruggersi, dato che lo abbiamo abbattuto. E a breve sentiremo anche la descrizione del nostro prossimo colosso. Se parte, ovviamente. Il prossimo nemico è una coda in un secchio, nel cuore della foresta. Un'ombra che striscia sui muri, se ho letto bene. Ok, ora cerchiamo subito la posizione del nostro prossimo nemico. Guardiamo la luce che fuoriesce dalla spora dove ci porta. In quel varco nella roccia. Sì, va bene. Allora, dirigiamoci subito là. Bene, eccoci arrivati. Stiamo attraversando il varco. E tra poco vedremo cosa c'è al di fuori. Un'altra parete rocciosa. Ok. Cerchiamo il luogo del prossimo colosso. E meglio ancora, vediamo se nelle vicinanze ci sono lucertole con la coda bianca o illuminata, ora non le ricordo bene, e frutti. Che ricordiamo, le lucertole ci servono per la resistenza, mentre i frutti per la vita. Non sembra comunque esserci molto qua. E va bene. Speravo di trovare qualcosa anche perché devo cercare di prenderne il più possibile prima di arrivare all'ultimo colosso. Penso che dirigendoci verso quel piccolo altare giù in fondo potremmo trovare. Non dico frutta o lucertole, ma almeno la via verso il colosso. Che non mi sembra di aver visto comunque. Già che ci siamo, preghiamo, ora che sappiamo come si fa. E cerchiamo la via tramite la nostra filata spada. Thank you.
10 minuti a cercare le entrate e ancora niente. No. Sono veramente il più coglione di tutti quanti. Avevo l'entrata davanti agli occhi appena uscito. No, non appena uscito da quello spacco nella roccia, ma quasi. E non l'ho vista. Che deficiente. Però comunque sembra un po'... Oddio! Sembra un posto bellissimo, ma se andavo giù non facevo una bella fine. Non penso che dovrò combattere, certo, il colosso qua. Però magari vediamo se c'è qualche strada alternativa. Anche se non penso. No, nessuna strada alternativa. Sarà questo, credo, il luogo con il colosso. Bellissimo. Veramente stupendo. Questo gioco non ha... Oltre noi e i colossi, non ha altri... Altri animali... Persone, niente, però i luoghi sono ispiratissimi. Oh, pesci! Ci sono dei pesci con cui non penso possiamo interagire, ma comunque sono sempre ben accetti nel gioco. Altra fauna, benissimo. Un luogo molto ispirato, molto bello. E qua c'è tipo un cimitero, cioè quel posto che costruiscono grandi dove dentro ci mettono i morti. Non sembrano essere un cimitero. Ma cos'è? Ok, noi dobbiamo arrivare là in fondo. E per arrivarci, vediamo se ci possiamo arrampicare da questi punti sotto la porta, ma non sembra esserci niente. Una moneta, perfetto. Se sapete a cosa servono le monete, per favore scrivetemelo nei commenti, perché sono curioso e non mi va di spoilerarmi tutto quanto tramite internet. Ovviamente questo era il modo più semplice e ovvio per arrivare dobbiamo arrivare, ma io ovviamente non ci ho pensato subito. Ma cosa vi aspettate da una persona che non vede l'entrata, una porta immensa nella roccia? Questo è il respiro del nostro mostro da sconfiggere e questo è il luogo dove lo dovremo sconfiggere. È strano comunque. Perché non sembra chissà quanto grande. Quindi non ho idea di dove sarà il suo punto debole. Siamo arrivati. Sembra essere tipo una lucertola, però molto più grande. O comunque un rettile dal verso che fa, tipo sibillino. E ci spara cose gialle che lasciano un fumo intorno. Colpo di coda, benissimo. E noi siamo svenuti, ottimo. Non ci riprendiamo? Sì, ci riprendiamo. Dopo 20 minuti, ma ci riprendiamo. Quindi capisco che è meglio non farci colpire se non vogliamo rischiare la nostra vita. Come lo posso abbattere? Anche se attiro la sua attenzione con la freccia,
con le frecce non sembra fare chissà cosa, oltre ad arrabbiarsi, che lo vediamo dai suoi occhi che ora sono tornati normali. Ci punta, ci spara. E noi stiamo perdendo vita comunque. Ok, noi perdiamo vita se entriamo dentro la nube che lascia il raggio che spara. Attiralo su una piattaforma più alta. Quindi se noi saliamo lui ci seguirà. Non penso entri dalle porte, quindi forse si arrampica. Lui non sembra seguirci comunque, ci spara sempre, ma dalla sua posizione più bassa. O meglio, più in basso. Quindi. Magari c'è qualche leva o un qualcosa che lo possa attirare. Ah no, ci sta seguendo. E noi ora però cosa dobbiamo fare? Non sembra vederci comunque al momento perché spara abbastanza a casaccio. No, ci ha visti e viene verso di noi. Scappiamo perché non penso faremo una bellissima fine altrimenti. Continuiamo a salire. Anche lui ho visto che comunque ci cerca, sale. E... ok, non sembra posso salire più in alto, quindi dovrei essere arrivato in cima. Controllo meglio, ma ne sono abbastanza sicuro. Questa porta sembra tanto quella da dove noi siamo venuti, quindi non credo dovremmo andare là. Lui ci viene incontro comunque. Ci avrà visto? Non so. Noi se attiriamo così la sua attenzione ci vede sicuramente. Anche se non sembra veramente essere molto interessato a noi. Come posso fare però? Perché lui si è arrampicato, ci segue, ma non ha nessun punto debole visibile comunque. Non so proprio come fare. Ci spara, sì, ma magari colpendo sulle zampe, perché comunque si sono illuminate e ho visto che che dopo aver colpito quella davanti comunque ha smesso di essere illuminata. Ora idem. Proviamo anche con la seconda. Cade, è caduto. Ha perso un po' di vita, credo. Sembra di sì. Noi proviamo a scendere in un modo brusco che ci fa perdere vita, ma in modo più veloce, anche perché non credo starà così tutto quanto il tempo, se no sarebbe troppo semplice. Continuiamo a cadere, anche se la vita non è rimasta molta. Vediamo il suo punto debole, dove si trova, sembra... ok, questa è la testa, quindi verso la coda. Eccolo qua. No, niente, bisogna comunque sempre tenerci aggrappati con R2 e colpirlo. Carichiamo il colpo e un po' gli togliamo. Lui vedo che già cerca di... infatti si è già spostato. Bene, abbiamo... rifatto tutto quanto da capo. Siamo risaliti. Cerchiamo ancora di buttarlo giù e ci riusciamo.
scendiamo questa volta dalle scale, magari anche perché non ho molta vita. Però certo, se lui magari si rialza, niente, scendiamo giù per saltando da un piano all'altro, sperando che di non perdere troppa vita. C'è un ticchettio nuovo che prima non c'era, quindi penso riguardi la nostra vita, dato che non ne abbiamo molto. Colpiamolo sempre più forte. Accaniamoci sul corpo inerme, o quasi, del nostro nemico, che tra poco sembra si rialzi, o meglio si rigiri di nuovo. Però forse ce la facciamo. Forse sì. No, niente, si è rigirato, niente. Visuale veramente di merda, non mi fa vedere niente proprio. Fermati, fermati. Siamo svenuti. No, la nostra prima schermata di Game Over. È veramente bella, ma non ci credo. Siamo morti. Sono morto come una merdaccia, veramente. Spero non mi faccia riniziare da capo, almeno. Ovviamente ci fa riniziare da capo, ma era logica la cosa, certo. No, non ci credo. Impossibile. Lo abbiamo attirato verso di noi. Lo abbiamo fatto salire e ora cerchiamo di buttarlo giù subito, dato che sappiamo come fare. E cerchiamo di fare una cosa abbastanza veloce. Abbiamo saltato tipo 3-4 piani e abbiamo perso mezza vita. Va bene. Ora che sappiamo come fare, spero sarà molto più veloce la cosa. E comunque, caricando il colpo, perde parecchia vita. Al secondo colpo già, anzi al terzo colpo è quasi a metà vita. Ora ha metà vita con 4 colpi, ma per non morire ritorniamo su. Bene, siamo tornati, come potete vedere su in cima. Cerchiamo subito di buttarlo di nuovo di sotto e ce la facciamo. Abbiamo recuperato nel mentre anche un po' di vita. Certo, ne perdiamo altrettanta scendendo così, ma penso sia la cosa più veloce. E dato che prima con quattro colpi gli abbiamo tolto metà vita, penso che ora ce la potremmo fare benissimo. Il punto si è spostato, è sul petto. Il primo colpo a segno, molto bene, molto danno. Il secondo idem, penso che altri due colpi e abbiamo fatto un colpo e è tutto finito anche con questo colosso. E ecco fatto, ce l'abbiamo fatta. Anche il settimo colosso è caduto sotto la nostra spada, la nostra spada magica. Aspettiamo che le ombre ci colpiscano come sempre. E vediamo quale sarà il messaggio indecifrabile che questa volta ci verrà lasciato da non so chi. Sembra comunque un lamento, cioè una persona che si sta lamentando, solo che non sappiamo chi è. Nuova cutscene. Quella ragazza che si sta alzando. Ovviamente questo sarà, penso, un sogno o una visione, ma comunque molto interessante. Un sogno, immagino, sì. Assurdo, comunque. La statua che si rompe. Benissimo. Stiamo andando avanti comunque abbastanza velocemente. Non sono chissà quanto complicati alla fin fine. Meglio così.
Ora noi ci stiamo avvicinando verso la ragazza. Vediamo se dà qualche segno, magari, di vita. Bianca come un cadavere, ovviamente. E ora la voce penso che ci dirà il nostro, quale sarà il nostro prossimo nemico. Il prossimo nemico è una terra arida. Egli riposa sul fondo del lago. Un amaro risveglio. Sembra interessante, veramente molto. Quindi vediamoci al prossimo episodio, che sarà spero il più presto possibile, e alla prossima.